Juventus, la formazione 2023-24 che ha in mente Allegri dopo il mercato. Il mercato della Juventus entra nel vivo. Le voci come sempre sono tante, ma dall'incontro tra Allegri e Manna è emerso che la priorità sono le uscite. Insieme alla gestione dei prestiti, tra riscatti esercitati e non, i rinnovi. In casa Juventus però c'è una rosa da puntellare e si sa, ai tifosi interessano soprattutto i nomi in entrata. E le uscite eccellenti, che in casa Juve potrebbero essere più di una. Le settimane di mercato per la Juve non saranno semplici, c'è la necessità di abbassare il tetto degli ingaggi e di sfoltire un roster ricco di giocatori, anche a causa dei numerosi cartellini che non verranno riscattati. Su tutti, Emmeci Kenny è di rientro dal Leeds, Arthur dal Liverpool e Zakaria dal Chelsea, ma ce ne sono molti altri. Come ad esempio De Winter che torna dall'Empoli, a causa di un importante infortunio al ginocchio o piazza, che percorrerà la stessa strada dal Castellani allo Stadium per motivi prettamente tecnici. In porta si conferma Szczęsny, nonostante gli screzi con Allegri, non sarà facile piazzare un portiere di quell'età, con ingaggio importante. E poi andrebbe sostituito. Si pensi a una Juve col 4-3-3. Con lo slittamento di Danilo sulla destra, la coppia centrale è composta da Bremer e Pau Torres, grande obiettivo bianconero da quando è andato via De Ligt. Si scelse il brasiliano ma, con un anno di ritardo, anche lo spagnolo può arrivare a Torino. Sulla sinistra l'obiettivo numero uno si chiama Carlos Augusto del Monza.